Carabinieri, Reparto Biodiversità e Accademia di Belle Arti insieme per questa iniziativa descriviamola, ma soprattutto raccontiamo qual è l'azione del suo reparto nella diffusione della cultura della legalità in tema ambientale. Sì, questa iniziativa fa parte di un progetto che sta portando avanti il raggruppamento Biodiversità dell'Arma dei Carabinieri per promuovere la cultura della legalità e della sostenibilità ambientale. Poiché tutelare l'ambiente non basta l'attività di repressione, ma è importante l'attività di prevenzione, allora si è dato vita, insieme soprattutto con gli istituti scolastici del territorio nazionale, un progetto di educazione ambientale denominato Un Albero per il Futuro. Attraverso questo progetto si voleva sensibilizzare gli istituti e quindi i ragazzi dell'istruzione, istituti primaria, secondaria e secondaria superiore e anche altri enti e associazioni a promuovere la messa a dimora di delle piantine e su questa attività creare un percorso didattico formativo per i ragazzi con il contributo degli specialisti dei carabinieri forestali che gestiscono tra l'altro delle aree protette di particolare importanza, sono 130 riserve naturali nell'ambito di tutto il territorio nazionale. Qui in Calabria, a Catanzaro in particolare, il reparto di Catanzaro gestisce e amministra le foreste demaniali e le riserve naturali che si trovano all'interno del Parco Nazionale della Sila, che costituiscono un patrimonio naturalistico importante, e insieme a questa attività noi facciamo appunto divulgazione portando avanti questo progetto, e oggi siamo qui anche grazie all'interessamento del direttore dell'Accademia Belle Arti di Catanzaro, che ha voluto inserire l'Accademia in questa rete che sta realizzando un bosco diffuso su tutto il territorio nazionale. Insieme quindi doneremo delle piantine alle quali gli studenti dell'Accademia daranno un valore aggiunto di promozione della cultura in senso lato, della cultura del bello, e poi inseriremo anche l'Accademia in questa rete di legalità donando una talea dell'albero di Falcone. Si tratta di un'altra attività, un'altra iniziativa che stiamo portando avanti sul territorio nazionale per distribuire queste talee che provengono proprio da delle gemme che sono state prelevate e curate nei centri di diffusione della biodiversità dell'Arma dei Carabinieri, provengono dalla pianta che si trova sotto l'abitazione Giudice Falcone, e quindi sono state realizzate dalle gemme delle talee e vengono distribuite agli enti, alle scuole, alla società civile, in modo da creare questo bosco diffuso della legalità che si unisce a quello dell'educazione ambientale che stiamo portando avanti.